Finora non è mai stata trovata vita extraterrestre. Saranno forse fossili come questi a rivelarcela? Sono Andrea Baucol, paleontologo presso l'Università di Genova. In questo video faremo un viaggio paleontologico oltre i confini della Terra. Infatti vi presenterò una mia nuova idea scientifica per trovare eventuale vita extraterrestre. Questa idea è cercare eventuali icnofossili alieni. Gli icnofossili sono le tracce fossilizzate di interazione tra vita e substrato. Sulla Terra gli icnofossili comprendono piste di dinosauro, le tane scavate dai trilobiti, eppure le perforazioni microscopiche scavate dai batteri nelle rocce. Potrà dunque sembrarvi strano andare alla ricerca delle tracce lasciate dagli organismi invece che dei fossili, dei resti fossili degli organismi stessi. Tuttavia, i miei recenti studi hanno evidenziato due grandi punti di forza che hanno gli icnofossili per la ricerca della vita extraterrestre. E in questo video vi mostrerò proprio questi due grandi punti di forza. Vi ricordo anche che questa è un'idea scientifica in fase di sviluppo, quindi se avete suggerimenti o punti di discussione, non esitate a farli utilizzando lo spazio qui sotto dedicato ai commenti. E già che ci siete, lasciate pure un bel like per supportare il mio canale. Alla fine del video vi mostrerò come sia possibile cercare eventuali icnofossili extraterrestri semplicemente stando seduti sul divano e utilizzando gli strumenti della paleontologia. Andiamo dunque a scoprire questa nuova prospettiva dell'astrobiologia e per farlo vi chiederò di fare una sorta di esperimento concettuale, di esperimento mentale. Immaginate due astronauti che atterrano su un pianeta extraterrestre. Quali saranno le evidenze di vita che troveranno? Scopriamolo! Gli icnofossili sono firme di vita universali. Vediamolo attraverso gli occhi dei nostri ipotetici astronauti. La coppia di astronauti è attirata da una roccia scintillante della forma e composizione particolari. Potrebbe trattarsi di un fossile di organismo alieno, oppure una roccia con delle evidenze chimiche di vita, oppure potrebbe essere un semplice sasso, una roccia di origine non biologica. Per gli ipotetici astronauti è problematico dimostrare una eventuale origine biologica della roccia. Infatti, la vita extraterrestre potrebbe differire in forma e biochimica da quella terrestre. Gli astronauti immaginari hanno appena esemplificato uno dei problemi centrali nella ricerca della vita extraterrestre. Riconoscere qualcosa che non sappiamo come è fatto. In altre parole, la vita extraterrestre potrebbe non essere rilevabile attraverso firme biologiche di tipo terrestre. Del resto, già nel secondo secolo, Luciano di Samosata immaginava forme di vita davvero strane. Nell'opera di Luciano gli abitanti della Luna mangiano fumo, ci sono ragnatele grandi come isole. Eppure ci sono gli erbalati, uccelli che invece di penne sono ricoperti di foglie ed hanno ali simili a foglie di lattuga. Si tratta di fantasia, certo, ma anche gli astrobiologi del giorno d'oggi ipotizzano che la vita extraterrestre possa essere davvero strana. Secondo gli astrobiologi, eventuali forme di vita aliene potrebbero differire in forma e dimensioni da quelle conosciute. La vita aliena potrebbe essere basata sul silicio e non sul carbonio, come la vita sulla Terra. Il ruolo dell'acqua potrebbe essere giocato dal metano. Sulla Terra le informazioni genetiche sono contenute nel DNA, ma su altri pianeti le cose potrebbero essere decisamente differenti. Di conseguenza, firme biologiche basate sul DNA oppure sul carbonio potrebbero non rilevare eventuale vita extraterrestre. Eventuali organismi alieni potrebbero presentare una forma ed una chimica a noi poco familiari. La soluzione che propongo per rilevarli è di utilizzare il comportamento biologico. A tal proposito, gli icnofossili sono l'unica evidenza del comportamento degli organismi del passato.
Il registro geologico della Terra comprende i cnofossili prodotti da animali, piante, batteri e funghi. Quest'idea è motivata dal fatto che gli icnofossili registrano il comportamento attraverso le interazioni tra vita e substrato, come mostrato da questo analogo attuale che ho fotografato a Tavira, in Portogallo. Gli icnofossili riflettono primariamente il comportamento e non la forma o la biochimica dell'autore. Per questo, secondo le mie ricerche, gli icnofossili si avvicinano al concetto di firma biologica universale. Potrebbero indicare qualsiasi tipo di vita aliena, indipendentemente dalla forma, dalle dimensioni e dalla biochimica del produttore. Questo principio è paradossalmente illustrato da una grossa limitazione nello studio degli icnofossili sulla Terra. Ve la mostro con delle immagini della mia attività sul campo. Facciamo finta di niente. Dicevo, vi mostrerò il più grande limite degli icnofossili, che è però il loro punto di forza in astrobiologia. Quando trovo un icnofossile, molto raramente riesco a risalire al suo produttore, anche in caso di esemplari molto ben preservati come questo. Queste gallerie fossili potrebbero essere state prodotte da crostacei, anellidi oppure da qualche altro tipo di organismo vermiforme. Questa limitazione è dovuta al fatto che organismi diversi possono produrre tracce simili quando si comportano nella stessa maniera. Ci vuole un po' di western per mostrarvi questo principio. A fine 800, in Nebraska, sono stati scoperti degli strani icnofossili a forma di cavatappi. Conosciuti come Diamond Helix, sono le tane fossili di una sorta di castoro primitivo. Oggi, in zone aride dell'Australia, varani e scorpioni costruiscono simili tane elicoidali. Questi organismi così diversi costruiscono lo stesso tipo di tana perché essa, con la sua geometria, permette di mantenere costanti temperatura ed umidità al suo interno. Stesso icnofossile, stesso comportamento, organismi diversi. Questa limitazione, cioè il fatto di riconoscere difficilmente l'autore di un icnofossile, è invece una grande potenzialità in campo astrobiologico. Il fatto che organismi diversi possano produrre lo stesso icnofossile implica che possiamo riconoscere l'attività biologica anche quando non conosciamo la forma di vita che l'ha prodotta. Prendiamo ad esempio questo icnofossile meandreggiante, prodotto su un fondale marino abissale dell'antica Liguria. La morfologia di questo icnofossile non registra il tipo di organismo produttore, ma un comportamento di sistematica ricerca del cibo. I suoi meandri non si incrociano mai. Infatti, tornare due volte sullo stesso punto sarebbe stato uno spreco di energia. Del resto, anche quando rasiamo un prato, evitiamo di tornare in un punto che abbiamo già visitato in precedenza. Anche un eventuale organismo extraterrestre avrebbe seguito la stessa traiettoria meandreggiante per cercare il cibo. Si tratta di un comportamento molto efficiente per sfruttare le risorse impiegando la minima quantità di energia. Meandreggiare permette di ricoprire completamente un'area ricca di cibo senza tornare due volte in aree dove si è già mangiato. Cercare cibo è come un problema matematico. La sua soluzione vale sulla Terra come altrove. Veniamo al secondo punto. Questi icnofossili sono conservati in quarziti, vere e proprie rocce metamorfiche. Questo vuol dire che questi icnofossili hanno subito condizioni di pressione e temperatura così alte da obliterare le altre evidenze di vita, a partire dai cosiddetti fossili tradizionali, dei resti fossili. Non si tratta di icnofossili qualunque, sono le tracce di trilobite più grandi al mondo. I icnofossili di trilobite che abbiamo visto hanno circa 450 milioni di anni. Ci sono icnofossili che si sono preservati ancora più a lungo. Ad esempio, questo icnofossile ha 2 miliardi di anni. È stato attribuito l'attività di organismi unicellulari, microscopici,
simili agli odierni funghi mucillaginosi. Quando le condizioni ambientali sono particolarmente stressanti, essi sono in grado di aggregarsi in un'unica massa visibile ad occhio nudo. Dopo questi esempi, potreste pensare che solo un meteorite possa cancellare un icnofossile. Invece, non sempre. Alcuni icnofossili potrebbero resistere anche ad un impatto astronomico. Questo è dimostrato dal meteorite Yamato 000593, un pezzo di suolo marziano che è arrivato sulla Terra dopo un viaggio a dir poco rocambolesco. Circa 12 milioni di anni fa ci fu un impatto astronomico su Marte. Questo impatto espulse un pezzo di suolo marziano dalla superficie del pianeta rosso. Questo pezzo di suolo marziano viaggiò per almeno 50 milioni di chilometri e poi cadde sulla Terra, in Antartide. Osservandolo al microscopio, il meteorite Yamato 000593 mostra dei microtunnel compatibili con le perforazioni prodotte dai batteri nelle rocce terrestri. Se si dovesse trattare di tunnel di origine biologica, saremmo davanti ad un vero e proprio icnofossile extraterrestre. L'origine biologica di queste strutture non è però stata confermata in maniera definitiva. In ogni caso, i microtunnel di Yamato 000593 suggeriscono che eventuali icnofossili extraterrestri potrebbero resistere ad un viaggio interplanetario e a due impatti astronomici. Questo è il secondo punto di forza degli icnofossili. Hanno un alto potenziale di preservazione. Questo punto di forza è esemplificato dai nostri ipotetici astronauti. Ora stanno cercando evidenze di materia organica, ma questa è stata degradata dagli agenti fisici e chimici. Anche sulla Terra accade spessissimo di avere siti ricchi di icnofossili, ma senza altre evidenze di vita passata. Si stima infatti che il 70% delle specie marine non fossilizza. Trovare un resto fossile è dunque un evento inusuale, soprattutto per quanto riguarda i delicati organismi a corpo molle. Questi però lasciano moltissime tracce di interazione con il substrato. Queste tracce, fossilizzando, diventano icnofossili. Prendiamo un kayak e andiamo a esplorare un isolotto a largo di Grado, così osserveremo il potenziale astrobiologico di queste strutture. Su un'isoletta a largo di Grado ci sono migliaia di tane adù. Le sto segnando con dei cartellini rossi. Sotto ogni cartellino c'è una tana. Queste tane sono prodotte da vermi, ciascuno dei quali difficilmente fossilizzerà, essendo a corpo molle. Al contrario, ognuna di queste tane ha un altissimo potenziale di fossilizzazione. Il corrispondente icnofossile si chiama Arenicolites. Persino i batteri possono produrre tracce che fossilizzeranno come icnofossili. Sto infatti camminando su un tappeto microbialitico. È il risultato dell'attività di microorganismi che intrappolano il sedimento producendo una caratteristica struttura stratificata, o per meglio dire laminata. I batteri difficilmente fossilizzano, ma i prodotti della loro interazione con il sedimento sono molto ma molto comuni nel registro fossile. Tra questi ci sono le stromatoliti. È venuto il momento di cercare icnofossili extraterrestri. Dunque, come cercare eventuali icnofossili extraterrestri? Per cercare eventuali icnofossili extraterrestri non serve un'attrezzatura ipertecnologica come quella dello staff dei nostri ipotetici astronauti. Infatti, con un computer o uno smartphone possiamo accedere a numerose immagini del sistema solare. È proprio quello che ho fatto. Ho analizzato più di 1000 immagini provenienti da ogni angolo del sistema solare. Durante questo studio sistematico ho individuato su Marte delle enigmatiche strutture sinuose, larghe poco meno di un millimetro. Assieme ad altri scienziati ho analizzato la loro morfologia. La loro forma è unica tra le strutture geologiche marziane. Gli icnofossili sono tra i migliori analoghi di queste strutture. I dati disponibili però non possono falsificare due spiegazioni non biologiche per le strutture, ossia che si tratti di cristalli o riempimenti di fratture.
Torniamo alla nostra coppia di ipotetici astronauti. Quali sono i siti marziani che dovrebbero visitare per cercare icnofossili? In altre parole, dove trovare eventuali icnofossili su Marte? Per rispondere a questa domanda, ho sviluppato, assieme ad un gruppo di ricercatori, un modello matematico del cratere Jezer su Marte, un tempo occupato da acqua. Qui, il 18 febbraio 2021, è atterrato il rover Perseverance della NASA, al fine di cercare evidenze di eventuale vita. Il modello matematico che abbiamo sviluppato quantifica la probabilità di trovare un icnofossile per ogni metro quadrato del sito d'atterraggio del rover. Se mai c'è stata vita su Marte, potrebbe avere prodotto icnofossili proprio qui. Ho presentato l'idea di applicare l'icnologia all'astrobiologia in questi articoli scientifici che sono stati la base per questo video. Sotto il video, nella descrizione, trovate collegamenti utili per cimentarvi nella ricerca di eventuali icnofossili extraterrestri. Ringrazio inoltre Roberto per avermi ripreso mentre ero sul kayak. Se siete curiosi di conoscere maggiori dettagli sulle tracce meandreggianti, guardate il mio video a sinistra. Vi porterà a Zuccarello, in Liguria. Il video sulla destra parla invece del meraviglioso patrimonio paleontologico del Colio, in Friuli Venezia Giulia. Sarà un viaggio sulla Terra dopo il Tirannosauro.